31 luglio la Salernitana ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il portiere classe 1987 Benoît Costil, svincolatosi dall'Il. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club Granata per un anno. Indosserà la maglia numero 56 e sarà il viceportiere di Ochoa, prendendo il posto del partente Luigi Sepe. Ma conosciamolo meglio con 9 curiosità. Costil entra a far parte della squadra di Cannes nel 1994. Con la stessa, il 15 giugno del 1997, conquisterà la finale nella Coppa Nazionale per Pulcini a Clairefontaine, perdendola contro la squadra di un altro futuro campione internazionale, tal Karim Benzema, suo coetaneo, che siglerà quel giorno anche una rete. Costil giocherà la sua prima partita da professionista il 12 agosto 2005, sostituendo Vincent Planté durante la partita con lo Stade Reims. Il portiere normanno conta 514 presenze nei campionati francesi, 407 delle quali in Ligue 1. Quello con la Salernitana è il primo campionato che giocherà al di fuori dei confini dei cugini transalpini. Si può dire che chi ha frequentato negli ultimi anni il massimo campionato francese non ha non potuto incontrare Benoît Costil. Difatti, durante la sua militanza col Bordeaux, ha avuto modo di lavorare già con Mister Sosa, che gli affidò anche la fascia da capitano. Benoît Costil è stato selezionato in tutte le squadre giovanili, a partire dalla Francia Under 16. Ha vinto Euro 2004 con l'Under 17, dopo aver giocato da titolare tutte le partite, ed è stato convocato successivamente per 2 selezioni della Francia Under 23. Il 5 ottobre 2014 è convocato per la prima volta nella nazionale maggiore guidata da Didier Deschamps. Successivamente sarà convocato anche per Euro 2016, laureandosi vicecampione d'Europa pur non giocando alcuna partita. A metà novembre 2016 fa il suo esordio da titolare, causa l'infortunio occorso a Steve Mandanda. Costil sarà protagonista di una parata decisiva che permetterà alla Francia di pareggiare a reti bianche un'amichevole con la Costa d'Avorio. Sarà fino al 2020 il secondo portiere della nazionale francese. Nell'ottobre 2021 invece, da terzo portiere, vince la UEFA Nations League. Il nuovo numero 12 della Salernitana, oltre ad essere molto bravo con i piedi e quindi a far partire le azioni dal basso, è un vero specialista nel parare i tiri dagli 11 metri. In una speciale classifica dei portieri pararigori del campionato francese stilata dalla Professional Football League nell'aprile 2021, Costil è risultato essere primo. Su 58 tiri di rigore subiti dal campionato 2008-2009, ne ha parati ben 16. Il secondo in classifica è un tal Steve Mandanda con 11 parate. Nel 2020, in una classifica di Sky Sport, Costil risultava essere in 8ª posizione dei portieri pararigori dal 2000 in poi. Ad oggi, secondo Transfermarkt, resta essere il portiere francese in attività che ha parato più rigori. Benoît ha un legame molto stretto con la sua famiglia e il suo luogo di nascita, Cannes. I suoi vecchi amici delle giovanili hanno sempre riconosciuto in lui le qualità da campione. Grazie al suo carattere timido, introverso ed estremamente pensieroso, si è fatto sempre amare, tanto che tutti lo hanno super protetto. Cannes e la sua famiglia era per lui un bozzolo dentro il quale crescere. Il padre Philippe, il regista presso quale prendere i consigli. Il fratello maggiore Eddie, la spalla forte come valido supporto. Fu l'allenatore dei portieri Rav, che lo conosce dai tempi del Van nella Serie B francese, a parlare per primo del bozzolo che circondava Costil, e fu proprio lui che lo portò con sé al Rennes nel 2011, dove ottenne il suo primo posto da titolare in Ligue 1, permettendo di far proseguire il bellissimo volo della farfalla Costil. A inizio stagione 2018-19 con i Girondini del Bordeaux, Costil si intrattenne con alcuni tifosi che lo contestavano per alcuni suoi errori in una partita con lo Strasburgo, rispondendo a tono. Da quel momento ci fu un rapporto teso tra i tifosi e il portiere normanno.
Costil si dichiarò rammaricato. A volte sentiamo cose che non ci piacciono. Mi sono sentito toccato sul più profondo perché do davvero tutto per questo club, ma ora posso dire di essere stato davvero stupido quando ho risposto: non avrei dovuto. E concluse le sue dichiarazioni mandando un curioso messaggio alla mamma, che non riusciva a sopportare evidentemente le voci dello stadio insultare il proprio figlio. Spero solo che permettano a mia madre di tornare alle partite, perché è troppo stressata e non vuole venire più qui. Allora voglio dirgli: torna, torna mamma con papà. Non sappiamo quanto durerà la mia carriera. I tifosi del Bordeaux non sono certo silenti e nel 2022 alcuni di loro accusano di razzismo Benoît Costil, si spera con la mamma assente. Il portiere però è difeso da molti colleghi e in prima linea ci sarà il fratello Eddie, che respinge anche il solo dubbio che possa essere vero. Costil denuncia la gravità delle accuse e, per chiudere ogni tipo di discorso social intanto scatenatosi, l'ex allenatore del CON, Pascal Theu, pubblica un messaggio ricordando l'azione di Benoît Costil nei confronti dei migranti, di cui si prendeva cura a Saint-Brevin-les-Pins. A Rennes, il portiere ha offerto tute e magliette alla squadra dei rifugiati. Benoît Costil è uno dei calciatori più famosi e ricchi della Francia. Il suo patrimonio netto è stimato in 11.600.000 euro circa. Per la sua fama, data anche dalla sua continuità performativa, è uno dei portieri più longevi di Francia. È stato scelto dalla Nike come uno dei testimonial. Molti rilevano una certa somiglianza con l'attaccante francese del Milan, Olivier Giroud, e forse non a caso che in una trasmissione, quando gli hanno chiesto quale attaccante preferisse, egli ha risposto così: Olivier Giroud, elemento che... Noi speriamo che casomai lo incontrasse in campo possa parargli le sue velenose girate. Benvenuto, Benoît. Effectivement, par rapport aux tifosi, le coach Paulo Sousa m'a beaucoup parlé des tifosi et m'a dit qu'il aimait beaucoup l'atmosphère dans le stade, la passion, l'amour pour... Dice che conosce Salerno già da 20 anni perché è stato qui per un torneo già da giovane con la nazionale francese, e già allora gli era piaciuta Salerno, gli era piaciuta molto l'Italia. Per quanto riguarda il tifo, la tifoseria della Righi ha detto che Paulo Sousa gli ha parlato molto del calore, dell'ambiente della Righi e della tifoseria, quindi... non vede l'ora dunque di giocare nel nostro stadio.